Come vedete sono con una nuova benchmate, una nuova compagna di panchina sulla mia Digital Bench Academy. Do il benvenuto a Irene Pompeo, che è una studentessa universitaria della facoltà di lettere. Mi fa anche piacere raccontare come ci siamo conosciute in occasione di un'escursione che abbiamo fatto sulle Dolomiti. Abbiamo avuto modo di condividere anche momenti bellissimi di soste attive, di argomenti che ci stanno particolarmente a cuore. Una delle passioni di Irene, forse la più forte, la più accesa, è quella della lettura, è quella insomma di scegliere accuratamente una serie di libri, di romanzi, di racconti, e abbiamo pensato da qui a una serie di mercoledì di condividere con voi una serie di racconti, ma in particolare il motivo che accende te nella scelta, il sottostante, e partiamo proprio dal primo. Sì, allora, la cosa più importante è che la mia intenzione, penso anche quella di Caterina, ci siamo confrontate, era quella di condividere una passione e cercare anche di incuriosirvi, di entusiasmarvi. Io ho scelto questi racconti perché mi hanno colpito ognuno per un motivo diverso. Sono quattro scrittori differenti che scrivono in modi diversi, non mi voglio dilungare, però ognuno mi ha lasciato qualcosa e che poi insomma cercherò di trasmettervi e spero che possa lasciare un segno. Il primo racconto è scritto da Lucia Berlin, si intitola Sera in Paradiso e leggerò un piccolo pezzetto con l'intento appunto di la speranza che vi possa piacere, incuriosire e poi magari lo andrete a rivedere, a ricercare. Prima di leggerlo, ti posso fare una domanda? Allora, quando tu hai letto, no, la trama, quindi sei entrata nel vivo, no, del contenuto, e quant'altro, che cos'è che hai vissuto? Qual è stata l'esperienza della lettura? La cosa interessante di questa scrittrice è il suo stile, innanzitutto. La cosa che più mi ha colpito è che è riuscita a trasmettere il senso di questo racconto, la trama di questo racconto e fondamentalmente la storia di una protagonista che si sente stretta dalla propria routine, dalle proprie abitudini, nel ritmo stesso del racconto, che è molto, molto calzante, direi. E quindi poi attraverso uno sviluppo che non avremo, insomma, non abbiamo il tempo di raccontare, però poi arriverà a scoprirsi, a riconoscersi nelle cose che la emozionano e pensa che debbano essere fondamentali nella propria vita. E che cosa hai visto? Scusa, ti faccio le domande perché sono curiosa. Che cosa hai visto di te in questo pezzo? Che io ti conosco un po', quindi volevo un attimo capire. Sicuramente mi affascina il fatto che anche nelle cose più piccole, il titolo di questo racconto è Il tempo della fioritura dei ciliegi, che in realtà questo dettaglio si perde un po' nel racconto perché poi parla di altre cose, dell'incontro con un portalettere, del rapporto tra la protagonista e il marito oppure il figlio. Ciò che mi ha colpito è che la felicità spesso, come avremmo sperimentato tutti, penso, come ho capito io nella mia vita, è che si coglie in un istante, nell'attimo, vivendo l'attimo. Probabilmente molto spesso ci si sente persi per delle cose che viviamo e non ci rendiamo conto che poi abbiamo sempre una possibilità di riscattarci, di rinascere, di riscoprirci in un modo diverso. Ed è quello che cercherò insomma, di trasmettere anche a voi attraverso questi racconti. Bellissimo, allora ti lascio alla lettura. Si costrinse a guardarsi intorno, fuori da se stessa, e in effetti i ciliegi erano in fiore. I boccioli erano spuntati poco alla volta e quel giorno in particolare erano incantevoli. Poi, quasi a risposta alla visione degli alberi, la fontana si accese. «Guarda, mamma!» strillò Matt e si mise a correre. Tutti i bambini e le madri corsero verso la fontana spumeggiante. Io non aggiungerei altro e darei un appuntamento preziosissimo per mercoledì prossimo sulla mia Digital Bench Academy con Irene Pompeo. Grazie. A presto.